Buongiorno a tutti, benvenuti anche quest'oggi all'appuntamento con le nostre web conference. Secondo appuntamento della settimana con la Web Academy di Sica Italia e terzo appuntamento complessivo di un ciclo che è iniziato la scorsa settimana e che andrà avanti fino a maggio, in cui andremo a trattare fondamentalmente tutte le varie tematiche riguardanti la ristrutturazione, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, non solo in termini di edifici di edilizia residenziale, ma andremo anche ad affrontare delle tipologie particolari, proprio come stiamo facendo in questo mini ciclo, quindi diciamo una sorta di ciclo all'interno di questa Web Academy di Sica Italia, in cui andremo ad affrontare il tema dei ponti e dei viadotti. Abbiamo iniziato ieri, fondamentalmente questo è un tema, un corso che viene trattato negli eventi frontali che stiamo portando avanti con Sica Italia ormai da un paio d'anni, in una mezza giornata. Pertanto abbiamo deciso di dedicargli 3 mattine con 3 appuntamenti di un'ora, ognuno specifico su un tema. Ieri abbiamo parlato di riparazione e rinforzo. Per quanti di voi fossero presenti anche ieri, hanno avuto occasione di poter fare domande, siamo andati anche avanti, diciamo, oltre orario a dare risposte, e nei prossimi giorni chi non ha ricevuto una risposta in diretta la riceverà in formato scritto da parte di Sica Italia. Oggi tratteremo invece il tema, continueremo sul tema degli impalcati in calcestruzzo, ma andremo ad affrontare fondamentalmente la protezione e l'impermeabilizzazione, lo faremo con Michele Stella, e concluderemo questo mini ciclo domani parlando di strutture in acciaio con Alessandro Negrini. Andremo ad affrontare fondamentalmente il tema dei sistemi anticorrosivi, anticorrosione. Come dicevo, questi appuntamenti qua vi danno l'opportunità di poter interagire, poter porre tutte le domande del caso al relatore. Come lo fate? Lo fate in formato scritto nella chat che trovate nel vostro pannello di controllo. Sarà mia cura raccogliere tutte le domande, catalogarle per argomento, come ho fatto un pochino ieri, e porle al nostro relatore. Quindi, nei limiti dei tempi e del possibile, cercheremo di dare risposta a tutti quanti. Quindi vi invito già da subito ad approfittare di questa opportunità. Come dicevo, oggi protezione, impermeabilizzazione e strutture in calcestruzzo con Michele Stella. Con lui cominciamo a vedere quali sono le tipologie di intervento da fare su gli impalcati in calcestruzzo e arriviamo a entrare un pochino nel tema dell'impermeabilizzazione di questo tipo di strutture. Lascio a Michele Stella la parola. Bene, buongiorno a tutti. Iniziamo subito entrando nel vivo per quello che riguarda i sistemi di protezione e impermeabilizzazione. Le tipologie di interventi sugli impalcati utilizzando i prodotti SICA variano molto e riguardano sia tutta la tecnologia di additivi e sistemi per la produzione di calcestruzzo, i sistemi di riparazione e rinforzo strutturale delle strutture in cemento armato, che sono, diciamo, già state, penso, ampiamente affrontate ieri col mio collega ingegnere Moroni, tutto quello che è il settore delle impermeabilizzazioni e poi protezione, fissaggi e protezione anche delle strutture in acciaio, dei ponti, dei viadotti in acciaio, che sarà oggetto dell'intervento invece di domani. In questo momento ci concentriamo su quello che è appunto i sistemi di impermeabilizzazione dell'impalcato. Qua avete una breve agenda di quello che saranno i temi toccati durante questo intervento, quindi parleremo di impermeabilizzazione di impalcati di ponte, soluzioni SICA per l'impermeabilizzazione, quello che è la riparazione delle superfici, la preparazione delle superfici, eventuali attrezzature, anzi indispensabili attrezzature per l'applicazione, perché parleremo di sistemi che hanno necessità di applicazioni mediante apparecchiature particolari e prove, applicazioni e un breve sommario.
Veniamo alla domanda banale, perché è importante impermeabilizzare? L'avete già visto ieri con l'ingegner Moroni, stiamo parlando di strutture in cemento armato, soggette agli agenti atmosferici, soggette ad agenti anche ad opera dell'uomo, quindi l'apporto di cloruri dovuti alla necessità di proteggere, di impedire il ghiaccio sulle strutture. E poi spesso avviene la presenza di cloruri e solfati in condizioni di vicinanza al mare, nonché la presenza degli agenti atmosferici. Tutti questi fattori portano al degrado del cemento armato. Sapete, il cemento armato, avete capito da ieri, che è una struttura che è ben conservata quando l'ambiente è alcalino. Per diversi fattori, anidride carbonica, solfati, eccetera, l'ambiente basico del calcestruzzo viene meno, inizia a sollecitare e a iniziare l'ossidazione degli elementi in acciaio, prima di tutto, le parti esterne, con eventuali fenomeni di corrosione sui profili o le parti direttamente esposte agli agenti atmosferici. E poi si arriva a un'eventuale corrosione che può coinvolgere anche le strutture metalliche di rinforzo. E tutto questo può, malauguratamente, se si lascia procedere questo fenomeno, può portare a danni anche strutturali. Questo è il motivo per cui è fondamentale impermeabilizzare gli impalcati. A livello normativo. A livello normativo non esiste una norma EN armonizzata a livello europeo, ma neanche italiana, riferita all'impermeabilizzazione degli impalcati. Esiste al contrario una linea guida europea, che è la ETAG 033. Le linee guida sono delle indicazioni a livello europeo emanate da un ente che è l'EOTA, European Organization per Technical Approval, quindi organizzazione europea per il rilascio di approvazioni tecniche. L'approvazione tecnica viene rilasciata su un sistema a fronte del superamento di alcune prove sia in laboratorio sia in cantiere. L'ETAG 033 è quindi specificatamente orientata agli impalcati in calcestruzzo. Diciamo, parallelamente a questa, ma non specificatamente riferita all'impermeabilizzazione, abbiamo comunque la EN 1504 parte 2, che è la norma, diciamo, più generale, e questa è una norma europea armonizzata, che riguarda i sistemi di, non tanto di impermeabilizzazione, ma più genericamente di protezione e riparazione delle strutture in cemento armato. Diciamo che questi sono due riferimenti normativi a cui ci si riferisce quando si parla di protezione e impermeabilizzazione di impalcati in calcestruzzo. Entrambe le norme, e se, non le norme, la linea guida e la norma, entrambe permettono di portare alla marcatura CE dei prodotti. La marcatura CE, come sapete, non è semplicemente un bollino, ma è un'indicazione che esistono dei parametri minimi da soddisfare, prestazionali, e questi requisiti prestazionali vengono soddisfatti dal prodotto su cui è apposto la marcatura CE. Quindi, diciamo, è un'importante garanzia di un livello prestazionale minimo sotto il quale non si va. I sistemi di impermeabilizzazione per ponti, l'ottenimento dell'accreditamento secondo la ETAG 033 passa attraverso diversi test e diverse prove, che riguardano anche, diciamo, problematiche molto pratiche riferite a quello che è il campo di applicazione di questi sistemi. Cioè, parliamo di sistemi che vanno applicati su un impalcato in calcestruzzo poroso, ruvido, preparato meccanicamente, inevitabile che ci sia rischio di soffiature, perché noi andiamo a impermeabilizzare con un sistema liquido, che adesso andrò a descrivere. Questo sistema, in presenza di pori, cavità, crepe, può non essere continuo, quindi è importante che il mio sistema impermeabilizzante riesca a creare un film impermeabile continuo anche su supporti in calcestruzzo preparati come capita sui cantieri.
Applicazione su calcestruzzo con elevata umidità, questo è all'ordine del giorno, condizioni atmosferiche non sono limitabili, quindi quando si interviene il calcestruzzo inevitabilmente può avere un contenuto di umidità variabile e questo deve essere tollerato dal sistema impermeabilizzante. I consumi e spessori sono fondamentali in quanto il film impermeabile richiede uno spessore e un consumo minimo. I controlli di adesione vengono fatti attraverso tecniche di pull-off per valutare l'ottimale adesione del sistema impermeabilizzante impalcato in calcestruzzo. È uno dei temi fondamentali di questo intervento perché anticipo qualcosa che verrà descritto più tardi. I sistemi impermeabilizzanti sotto asfalto devono avere anche una elevata adesione al supporto, in quanto altrimenti l'asfalto potrebbe o scorrere sul sistema impermeabile in quanto troppo liscio, oppure potrebbe attaccarsi e poi il sistema impermeabilizzante potrebbe slittare facendo un effetto tappeto. Per evitare questo è importante che il sistema impermeabilizzante sia in completa adesione sia sull'impalcato in calcestruzzo e a sua volta poi il conglomerato bituminoso sul quale passano le auto deve essere in perfetta adesione sul sistema impermeabilizzante. A seguire ci sono prove riferite alla penetrazione dello ione cloruro, i cicli in gelo disgelo che vanno a simulare quello che è lo shock termico a fronte di condizioni climatiche, l'invecchiamento al calore inevitabile dal momento in cui andiamo a mettere un asfalto sull'impalcato, è un asfalto che è colato a caldo, mediamente si va dai 100, 180 ai 220 gradi a seconda del tipo di asfalto che si va a utilizzare, ma comunque la sollecitazione termica avviene. E poi abbiamo una resistenza all'impatto, anche questo è fondamentale perché comunque capite che i mezzi per la stesura dell'asfalto sono mezzi a volte cingolati o comunque gommati e con una forza di impatto notevole. Veniamo a quelle che sono le soluzioni SICA. Diciamo che SICA in questo settore ha un'esperienza di oltre 30 anni e durante questi anni sono state messe a punto diverse tecnologie. Si parla di sistemi tradizionali mediante membrane bituminose, sistemi epossidici, sistemi epossi poliuretanici, sistemi poliuretanici o poliurea. Ci concentreremo su quest'ultimo, quindi sistemi a base poliurea, senza negare che gli altri sistemi li abbiamo e diciamo soprattutto che ognuno di questi sistemi ha la sua peculiarità e il suo campo di applicazione. Un esempio per tutti, i sistemi epossidici sono particolarmente efficaci più di tutti gli altri sugli impalcati metallici. Sul sistema in calcestruzzo, ad esempio, oggetto di questo incontro, sicuramente i sistemi a base poliurea sono favoriti. Perché dico questo? Perché un impalcato in calcestruzzo ha necessità essenzialmente di essere impermeabilizzato e l'impermeabilizzazione passa attraverso il blocco dell'acqua e quello che sono gli agenti atmosferici, soprattutto CO2. Per quello che riguarda gli impalcati metallici, servono essenzialmente dei sistemi che blocchino la corrosione, nel senso che l'impalcato in calcestruzzo giova dell'utilizzo di un sistema polimerico elastico. Un sistema metallico non ha nessun giovamento da essere protetto da un sistema elastico, perché il metallo non è soggetto a particolari sollecitazioni in termini di crepe, lesioni, assestamenti. Se l'elemento metallico è soggetto a crepe o a lesioni, l'elemento metallico va o sostituito o riparato o saldato. Il metallo ha necessariamente l'esigenza di essere protetto dalla corrosione, mentre invece un impalcato in calcestruzzo, questo sì, può essere estremamente favorito da un sistema impermeabilizzante che abbia un'elevata capacità di far ponte sulle fessure che inevitabilmente sull'elemento in calcestruzzo possono accadere. Alla luce di questo esistono diversi sistemi, i sistemi ad applicazione manuale, i sistemi ad applicazione a spruzzo.
Non entro in merito sui nomi e cognomi dei materiali, ma tenete conto che in merito alla tipologia di supporto, quello quindi concrete, qua indicato concrete in inglese, che vuol dire calcestruzzo, abbiamo sistemi applicazione manuale, sistema spruzzo e ci concentreremo sul Sikalastic 851. Qui avete un breve estratto di quello che è la ETA, quindi la certificazione, l'approvazione tecnica europea. ETA è appunto l'acronimo di approval, technical, European Technical Approval, e è un documento pubblico che rilasciamo, sul quale, in fondo al quale c'è un riassunto dei livelli prestazionali ottenuti dal sistema. Questo è molto importante per poter avere un'idea di quelle che sono le performance del materiale che andiamo a utilizzare. Ripeto, è un documento, che si trova comunque su internet, rovistando, ma comunque noi lo forniamo, è pubblico. Ed è qualcosa di importante. Venendo poi, ribadisco che è l'intervento di domani, però per quanto riguarda gli impalcati in acciaio, abbiamo dei sistemi essenzialmente a base epossidica per il motivo che ho anticipato prima e che è scritto qui sotto. Gli impalcati metallici richiedono essenzialmente una protezione anticorrosiva, quindi i sistemi permeabili al vapore ed elastici, come ad esempio la poliuria, sono efficaci, efficacissimi sul calcestruzzo, ma non hanno particolari benefici su elementi in acciaio. Ho parlato di poliuria, penso che molti di voi abbiano già sentito questo termine, spesso è utilizzato a sproposito, in quanto difficilmente, o almeno spesso non se ne conoscono le proprietà e le caratteristiche. Diciamo che poliurea o poliuretano o ibrido sono termini chimici che vanno ad identificare la natura chimica di un elastomero impermeabilizzante. A seconda della tipologia che io abbia un poliuretano, di solito quando si va sul poliuretano si va essenzialmente su prodotti tendenzialmente più soffici, più morbidi, magari più graditi o preferibili su elementi in copertura dove non ci sono particolari sollecitazioni meccaniche in termini di traffico, passaggio di veicoli. Quando si parla di poliurea, si parla invece di prodotti essenzialmente più coriacei, magari con lo stesso grado di elasticità, ma con un modulo elastico molto più alto e quindi una durezza short più alta, quindi molto più resistenti all'abrasione e alla sollecitazione meccanica. E infine abbiamo ibridi che sono i formulati che mediano tra l'uno e l'altro. Senza entrare negli aspetti chimici, molto banalmente, siccome questi prodotti vengono forniti in fusti da circa 200 litri, per intenderci, essenzialmente i clienti si trovano di fronte a due fusti, A e B. Di solito il fusto rosso, per usanza su tutti i prodotti presenti sul mercato, il fusto rosso riguarda, contiene l'isocianato. Nell'altro componente, che può essere giallo o nero o blu a seconda dei concorrenti, se nell'altro componente c'è all'interno un composto chimico a base di poliolo almeno per l'80%, la reazione dei due componenti comporta la produzione di un formulato poliuretanico. Se nell'altro componente invece essenzialmente abbiamo un'ammina polifunzionale per circa l'80%, i due componenti miscelati danno origine alla poliurea. Tutti i formulati che stanno all'interno di questo range sono ibridi. Perché è fondamentale descrivere tutto ciò? Perché quando si può parlare di poliurea pura, e quindi quando abbiamo un isocianato più un'ammina polifunzionale circa a maggiore all'80%, bene, nel momento in cui si ha una poliurea pura, si giova di alcune caratteristiche molto particolari. Vi faccio una breve carrellata per farvi capire di cosa parliamo. Parliamo di un prodotto a rapidissimo indurimento. Cosa vuol dire? Un prodotto che è calpestabile in 5 minuti. Cioè io spruzzo 5 minuti dopo ci cammino sopra, è trafficabile dopo 6 ore. Facilità di esecuzione di dettagli anche complessi, difficilmente accessibili. Se io devo fare classico scarico, un messicano, non devo mettere in opera un messicano ad hoc, spruzzo il materiale molto banalmente all'interno o intorno allo scarico che devo fare e il prodotto che indurisce all'istante mi permette di realizzare in opera il cosiddetto messicano o raccordo di scarico. Abbiamo comunque degli
dei sistemi elastici, si parla di un'elasticità che va oltre il 450% indicativamente. Questo comporta la capacità di far ponte su fessure anche importanti. Ecco qua, sia in termini dinamico, che la classificazione B, sia in termini statici, la classe A. Diciamo che questo tipo di materiali raggiungono in entrambe le classi i livelli più alti. Poi, se è poliurea pura, i sistemi impermeabilizzanti sono già UV resistenti e questo è fondamentale soprattutto nei sistemi carabili perché permette di spruzzare il mio sistema impermeabilizzante e non dover intervenire con null'altro, né finiture né strati protettivi. E questo vuol dire molto perché avere, al contrario, se non avessi ciò, avere uno strato protettivo di pochi micron superficiali che protegge il mio rivestimento dai raggi UV quando passano le auto. Sicuramente nell'arco del tempo è più facile che questo sottile strato venga meno e il mio sistema impermeabilizzante venga ad essere esposto a quello che è un agente critico per lui. Invece, avere un sistema che in tutta massa, senza strati superficiali, è tutto UV resistente, capite che anche a fronte di usura, va bene, si usura la parte superficiale, man mano ci sono gli strati sotto e il materiale in tutta massa è resistente ai raggi UV e quindi più performante nel lungo termine. Resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche, applicabile in condizioni svariate, anche le più critiche, da 15 sotto zero fino a 70 gradi, quindi ne permette l'utilizzo sia in climi freddi sia su coperture roventi tipiche clima estivo. E poi una volta indurito è in grado di resistere da meno 30 a più 140, quindi la temperatura di applicazione è la temperatura ambientale nel momento in cui metto in opera il mio sistema. La temperatura di esercizio vuol dire la temperatura a cui il materiale può essere soggetto regolarmente nel tempo. Contenuto solido 100%, non ci sono VOC e poi la protezione, l'eccellente funzione di protezione meccanica permette facilmente di soddisfare quello che, come ho già anticipato, sono i requisiti della 1504 N1504 parte 2, che è la normativa europea che riguarda i sistemi di protezione del calcestruzzo. Infine, la resistenza all'abrasione, fondamentale soprattutto per i sistemi carrabili sia sotto asfalto, di cui parliamo oggi, ma anche quelli direttamente carrabili, perché questo tipo di sistema all'occorrenza può essere direttamente carrabile. Veniamo a quello che è il sistema di impermeabilizzazione per impalcati di ponte. Parliamo di un sistema impermeabilizzante, SICALASTIC 851. Prima di esso serve un primer epossidico leggermente spolverato di quarzo per favorirne l'adesione ottimale al supporto in calcestruzzo. Su questo strato, SICALASTIC 851 impermeabile, per evitare quello che dicevo, e purtroppo in passato è già successo, tanto tempo fa, di avere problematiche legate all'asfalto che a fronte di magari temperature particolarmente critiche, sollecitazioni, magari una strada in discesa, una presenza di veicoli autotreni che sollecitano gli sforzi a taglio dello strato di asfalto, è già successo che lo strato di asfalto scivolasse sopra alla membrana impermeabilizzante in quanto particolarmente liscia. Per evitare questo è stato creato un efficacissimo sistema che prevede dei granuli di polietilene termoplastico, SICALASTIC 827, che vengono stesi, appiccicati, diciamo così, incollati su su uno strato di primer fresco che è SICALASTIC 8901. Quindi essenzialmente si va a stendere una mano di primer e si seminano, proprio come fosse una semina, questi granuli. Questi si appiccicano, una volta il sistema indurito, quando arriverà l'asfalto, i granuli si sciolgono. Ecco qua vedete una foto ravvicinata di quello che è il sistema impermeabilizzante. Nella foto di sinistra è la parte grigia, è il sistema impermeabilizzante con su una mano di uno strato di primer, la vedete un po' luccicante, e i granuli su esso incollati. E nella foto di destra vedete l'asfalto che man mano che viene steso si riversa sopra ai granuli e diciamo che l'effetto che questi granuli hanno è quello di rigonfiarsi, avere una duplice effetto di espansione più adesione hot melt. Quindi
fronte dell'aumento della temperatura dato dall'asfalto caldo, questi granuli si espandono, si sciolgono e una volta raffreddati trattengono e hanno un'adesione agli inerti del conglomerato bituminoso. Qui vedete una foto che forse lo descrive un po' meglio. Questa, la parte in basso dove c'è scritto ponte, sta a schematizzare quello che è l'elemento in calcestruzzo. Qui vedete la membrana impermeabile, e questo è l'asfalto, quindi conglomerato bituminoso, e vedete che i granuli incollati sulla membrana impermeabilizzante, esposti al caldo, si sono espansi, hanno riempito le cavità dell'asfalto, si sono incollati agli inerti e hanno anche fatto, una volta raffreddati, hanno anche un ancoraggio meccanico, quindi si ha un ancoraggio chimico in quanto adesione e un ancoraggio meccanico in quanto i granuli si sono infilati nelle cavità e trattengono l'asfalto. Tutto ciò ha portato il superamento ampio, superamento di quello che sono i valori minimi richiesti. Le normative prevedono una resistenza a taglio dell'asfalto sul sistema impermeabilizzante di almeno 2 newton millimetro quadro. I valori a taglio riscontrati, grazie al sistema Sicalastico 851, sono quasi 0,7 newton millimetro quadro, quindi 3 volte tanto. Sopra ho riportato, giusto a titolo indicativo, quello che sono i valori riscontrabili con un sistema classico con membrana bituminosa, che a fatica raggiungono la soglia minima. Due parole per quello che riguarda la preparazione delle superfici. Ti posso interrompere un attimo perché ci sono delle domande che riguardano, sono arrivate domande che riguardano questa prima parte e magari queste cominciamo a esaurirle Certo. adesso. Allora, ci chiedono se i granuli sono ottenuti da plastica riciclata. No, al momento no, sono granuli in polietilene termoplastico. Ok, Anche perché perfetto. è un elemento molto critico, è un aspetto molto importante, come si capisce, nella dinamica di questo sistema, e servono granuli di una certa qualità, proprio per garantire i livelli di adesione e di resistenza meccanica. Certo. Un'altra domanda che ha a che fare proprio con diciamo questi strati. Allora, buongiorno. In alcuni lavori ferroviari che ho fatto, RFI prevede l'applicazione di poliurea su tessuto e non tessuto. Cosa ne pensa? Sicuramente è una tecnologia, è una modalità applicativa efficace, esiste, la si può fare, nulla vieta di farla. Negli Stati Uniti, diciamo, si è diffusa principalmente, si è diffusa soprattutto più che sugli impalcati, si è diffusa nel settore dei bacini di contenimento idrico, dove si stende in maniera, per eseguirli in maniera più rapida e veloce, si stende tessuto non tessuto, si spruzza la poliurea su questo e poi così si può riempire, appoggiando semplicemente il tessuto non tessuto al terreno. È sicuramente un'applicazione fattibile, efficace, ma per quello che ci riguarda non la prevediamo, perlomeno come indicazione, soprattutto negli impalcati ferroviari, in quanto RFI, o meglio, Italfer, nel caso specifico, ha omologato il nostro sistema, il proprio Sicalastico 851, che è stato utilizzato, l'ha omologato nel 2000 e inizi 2018 ed è stato utilizzato su un impalcato di ponte in Puglia, nella ferrovia che collega Bari all'entroterra. Perfetto. Un'ultima domanda che ha a che fare con questa parte, poi ne sono arrivate altre, però sono già sulla parte che andremo ad affrontare successivamente. E se puoi ridire, non so se la persona si è collegata tardi, ma così diamo questa indicazione, qual è la normativa europea che regola l'utilizzo di impermeabilizzanti per impalcati di ponti? Allora, la normativa non c'è, è
E come succede spesso in Europa, non essendoci una normativa, per fortuna possono in soccorso delle linee guida che si chiamano ETAG, European Technical Approval Guideline. Quindi guideline vuol dire linee guida per ottenere l'approvazione tecnica europea. Le linee guida, quindi non normativa, ma linee guida che sono riferite agli impalcati di ponte in calcestruzzo, è la ETAG numero 033, 033. Questa è la linea guida di riferimento. Diciamo che a livello formale la differenza sostanziale è che la linea guida non è, può non essere obbligatoria, a differenza della normativa che invece è cogente. Entrambe comunque possono portare alla marcatura CE dei prodotti in oggetto. Perfetto. Allora, direi che possiamo procedere oltre. Intanto le domande scrivetele perché io mentre ascolto faccio tutto un lavoro di catalogazione e poi le facciamo al nostro relatore. Quindi prego, grazie intanto per la risposta. Perfetto. Bene, veniamo a quello che è un aspetto forse un po' più pratico, la preparazione delle superfici. Stiamo parlando di strutture in calcestruzzo sulle quali è fondamentale una preparazione per rimuovere il lattime. Strutture in calcestruzzo sapete che in presenza di condizioni particolari possono presentare un affioramento di una segregazione di parte liquida, e questo una volta indurito può creare una patina superficiale incoerente sulla quale, se io mi vado ad attaccare, poi facilmente mi si stacca, mi distacco. Quindi l'abrasione è il trattamento fondamentale e più efficace per mettere a nudo il sano di quello che è l'elemento in calcestruzzo. I ripristini, è inevitabile che la struttura, soprattutto se viene più che a brasa, con una sabbiatura, se viene addirittura frisata, come a volte si fa, può richiedere un livellamento o una riparazione in presenza di cavità o discontinuità. Questo si esegue con diversi prodotti a seconda delle tipologie, da primer semplicemente se abbiamo delle piccole irregolarità, delle cavità, delle porosità eccessive, fino ad arrivare all'uso di malte o resine epossidiche per riparazione di lesioni più importanti. Il primer ha una duplice funzione: il primer serve sia per aiutare la poliuria ad attaccarsi ottimalmente a questo supporto, ma anche a prevenire le soffiature. Questa è una funzione molto importante, perché quando si va a mettere un sistema impermeabilizzante come la poliuria che viene spruzzato a 70 gradi, qualsiasi cavità che contenga dell'aria viene scaldata a 70 gradi, inevitabilmente l'aria contenuta cosa fa? Si espande e il sistema liquido in superficie presenta una piccola bollicina che esplode e purtroppo per fortuna, il sistema indurendo in maniera rapidissima, una volta che la bollicina è esplosa, tante volte indurisce con la bollicina aperta e si crea il classico cratere. Per evitare questo, una saturazione con un primer è estremamente efficace. Poi, per quello che riguarda invece le strutture metalliche, la rimozione dell'ossido è quanto di più indispensabile. Molto, molto banalmente, non si può pensare di andare a proteggere una struttura in acciaio arrugginita. Quindi, la rimozione dell'ossido che va fatta mediante sabbiatura e poi pulizia e rimozione della polvere. Attrezzature per l'applicazione. Come ho detto, il sistema base poliuria prevede alcune criticità. Parliamo di un sistema, vedete qua in basso, che viene applicato a circa 150 bar e con una temperatura dei due componenti che deve aggirarsi intorno ai 70 gradi. Tutto ciò non è facile da raggiungere. Quindi, per ottenere questi parametri serve avere delle attrezzature pompanti, motivo per cui gli applicatori destinati a questo tipo di lavorazione devono essere applicatori specializzati, preparati, formati, sia da noi per quanto riguarda gli aspetti fondamentali chimici e prestazionali del materiale, ma soprattutto formati anche dal produttore di macchine, che gli permetta di gestire al meglio queste attrezzature.
Molto banalmente, quando io vado a stendere un foglio di guaina bituminosa, anche questa nasceva all'origine liquida, è stata stesa in fabbrica, calandrata, tagliata, realizzato un film impermeabile, tagliato e poi io lo metto in opera in un secondo momento. Qui vado a realizzare in opera io stesso il sistema impermeabilizzante, quindi devo avere l'accortezza che tutte le fasi di stesura e applicazione del sistema e miscelazione, perché poi parliamo di un prodotto bicomponente, sia fatta in maniera ottimale, così da raggiungere e ottenere un film elastico impermeabile con le prestazioni previste. Tutto questo richiede, come dicevo, un'attrezzatura pompante ad alta pressione. Qui vedete uno schema applicativo, due componenti A e B, le tubazioni che vanno all'interno della macchina. La macchina essenzialmente ha due scopi, quello di aumentare la temperatura del materiale e aumentarne la pressione. Una volta che i due componenti sono arrivati a circa 70 gradi e portati a una pressione di 150 bar, scorrono all'interno di questa tubazione separati, perché come ho detto, indurisce i due componenti, una volta miscelati, induriscono in pochi secondi, 10 secondi. Il gel time, quando inizia a formare la pellicola, è pochi secondi. Quindi entrambi vanno tenuti separati all'interno della tubazione, che è riscaldata. Quindi la tubazione mantiene il calore dei due componenti, che si miscelano a questo punto solo nell'ugello della pistola. Materiale. Michele, ti faccio una domanda però, perché stai parlando fondamentalmente di un qualcosa che immagino richieda un'impresa specializzata, una posa specializzata, nel senso che stai parlando sia di determinati materiali, di una determinata strumentazione, ma anche di particolari accortezze da avere. Quindi, se mi confermi che è così, come voi potete supportare questo tipo di specializzazione, quindi se Sì. consigliando delle imprese o se formandole, mi ricollego però anche a una domanda che è stata fatta da un'altra persona che va anche oltre, ci chiede che tipo di dispositivi di protezione individuale devono essere disposti per gli operatori in fase di opera, in fase di posa in opera. Allora, partiamo da quest'ultima. I sistemi di protezione individuale sono quelli di maschere respiratorie per evitare di respirare quello che sono le sostanze pericolose contenute nei materiali. Il poliurea ha all'interno una mina che è classificata pericolosa, all'interno dell'isocianato che è classificato pericoloso. Questo non deve, a mio avviso, preoccupare l'utente finale dell'opera, in quanto sostanze pericolose, una volta miscelate, possono diventare inerti. Un esempio per tutti: la maggior parte dei serbatoi dell'acqua potabile sono fatti di resina epossidica. La resina epossidica, anch'essa è fatta di ammine, classificata pericolosa, e di altre resine, isocianati o eccetera, che sono pericolosi. Una volta catalizzati, questi due componenti diventano inerti e non pericolosi. Quindi, diciamo, per l'utente finale non c'è la pericolosità del sistema applicato. Quello che può essere, che è pericoloso è la fase applicativa, motivo per cui gli utenti e gli applicatori che spruzzano questi materiali sono dotati di maschere in grado di filtrare il particolato che può risultare dall'applicazione, tenendo conto che comunque, come ho indicato prima, questo tipo di materiali non hanno contenuto di VOC, quindi il contenuto di sostanze organiche volatili è nullo, quindi non abbiamo, diciamo così, esalazioni, vapori, solventi che si rilasciano da questo materiale, sono prodotti senza solvente. Quello che invece si rilascia è la nebulizzazione, perché spruzzando un materiale a 150 bar da un ugello è ovvio che non ci sarà solvente, ma di materiale che circola nell'aria ce n'è tanto, motivo per cui è tassativo che gli utenti abbiano questo tipo di sistemi di protezione. Venendo alle squadre, sicuramente è non importante, indispensabile che gli applicatori siano formati, siano capaci. E venendo alla qualifica e alla formazione del personale, noi facciamo regolarmente corsi di formazione al personale e agli applicatori.
di solito congiuntamente a dei produttori di macchine, nel senso che spiegare la chimica e le caratteristiche del nostro materiale da solo non avrebbe senso, ha senso spiegarla in abbinamento con un'attrezzatura compatente. Non abbiamo un legame con un singolo produttore, di solito giriamo, facciamo dei corsi a turno con produttori vari. Qui nello specifico ho indicato in questa slide due macchine pompanti, uno di un produttore italiano, la Magma, perché è molto versatile, col quale abbiamo un ottimo rapporto e riusciamo a gestire prove, esperimenti, messa a punto di materiali nuovi, e quindi è un'attrezzatura che abbiamo più volte collaudato. E a sinistra abbiamo un esempio di schema applicativo della struttura dell'attrezzatura pompante di Graco. Graco è uno dei, non è un'azienda italiana, è un'azienda multinazionale, ha sede in Belgio ed è presente in tutto il mondo. Quindi anche queste attrezzature sono valide e sono più facilmente, forse di Magma, che è riferita al mercato italiano, Graco è più facilmente reperibile su scala mondiale, diciamo. Ecco, in merito alle macchine, ci chiedono come viene riscaldata sostanzialmente all'interno della macchina, qual è il dispositivo che riscalda la poliurea. Ecco, in questa zona, qua, adesso non so, voi vedete la mia freccia? Certo, Sì, la vediamo, sì. ecco, all'interno di questa zona della macchina, parte bassa, c'è un radiatore, uno scambiatore, all'interno del quale viene scaldato con una resistenza dell'olio e il materiale passa attraverso il radiatore, quindi una specie di radiatore calorifero dove passa all'interno dell'olio, si scalda e il materiale passa all'interno di queste tubazioni riscaldate dall'olio e viene scaldato a circa, dicevo, 50, dai 50 ai 70 gradi. Ovviamente è fondamentale ottenere questa temperatura non nella macchina, ma nel materiale. Questo è un elemento molto critico, è uno degli errori più tipici che vengono fatti su questo settore, nel senso che a me capita di andare in cantiere e mi dicono sì, io ho settato la macchina, vedi qua, sì, c'è scritto sul display 70 gradi, sì, ho capito, ma 70 gradi è il tuo radiatore. Non è detto che il materiale, mettiamo il caso di essere in clima invernale, i fusti, se io li piglio dall'esterno, sono a magari 5 gradi o 6 gradi o 10 gradi, non è detto che la macchina riesca in così poco tempo, nell'ambito della lavorazione e scorrimento del materiale attraverso il radiatore, dai tubi alla macchina, all'attrezzatura di spruzzo, non è detto che la macchina riesca subito, in così poco tempo, a riscaldare il materiale ai 70 gradi che io chiedo. Alcune macchine lo fanno, nel senso che ci sono alcune macchine con un doppio radiatore, un radiatore molto potente, e quindi è in grado di immediatamente, senza neanche preriscaldare i fusti, portarlo a 70 gradi. Alcune macchine invece meno potenti in termini di radiatore preferiscono supplire con un preriscaldamento dei fusti. Quindi, nel clima invernale o quando si utilizzano prodotti che hanno bisogno di essere scaldati particolarmente, si mettono delle fasce riscaldanti intorno ai fusti. I fusti vengono portati mediamente a una temperatura tra i 40 e i 50 gradi. Allora, a quel punto, il materiale da 40-50 gradi è più facilmente riscaldato ai 70 che mi serve sull'ugello della pistola. Perfetto, allora direi che possiamo andare avanti e poi magari a conclusione di questa parte vediamo se c'è ancora qualche altra domanda relativa alla posa. Prego. Bene. Al fine di non perdersi in tutto questo marasma di indicazioni, e anche perché diversi anni fa c'è stato un boom di questa tecnologia, con ovviamente qualche applicatore che si è improvvisato pensando che fosse un'applicazione estremamente facile e semplice. E poi invece è stato fatto qualche danno. È nata un'associazione a livello mondiale, anche europeo e anche italiano, che è la PDA. PDA sta per Polyurea Development Association, quindi Associazione per lo Sviluppo della Polyurea, che ha diciamo così, un comitato italiano, e con questo comitato, di cui facciamo parte, sia a livello europeo sia a livello italiano,
Abbiamo redatto questo manuale di buona pratica che permette di dare delle indicazioni, ovviamente di massima generiche, per l'utilizzo corretto di qualsiasi prodotto a base di poliurea. Quindi le indicazioni che vi ho dato, i parametri, il riscaldamento, la macchina, le pressioni minime, certo devono essere demandate al produttore della macchina, perché ogni singolo produttore può dire la mia macchina funziona in questa, con questa temperatura o pressione e che non va superata, ok, ma i livelli prestazionali, i requisiti minimi prestazionali delle attrezzature pompanti e poi anche dei materiali sono specificati in questo codice di buona pratica. Prove. Diciamo che a livello di test e prove applicative, uno dei parametri fondamentali da tenere conto, parliamo di un sistema impermeabilizzante, è lo spessore. Io vado a realizzare in opera un sistema impermeabile che mediamente, come da codice di buona pratica che ho appena citato, si richiede uno spessore minimo di 2 mm, che passa a 2,5 mm per i sistemi carrabili. Questo parametro come lo si fa a misurare? Esistono degli strumenti che permettono di misurare lo spessore dello strato impermeabile applicato. Ovviamente si possono fare controlli, fondamentale oltre ai controlli mettere in essere alcuni sistemi di monitoraggio dei consumi che permettono di capire quant'è il consumo e quindi lo spessore del materiale applicato. Altro elemento fondamentale è i livelli di adesione. Si parla di un sistema impermeabilizzante che deve avere, abbiamo detto, intorno almeno ai 2 Newton millimetro quadro di adesione, ma parliamo di sforzi a taglio. Se si parla di adesione per trazione, si parla di 1,5-2 Newton millimetro quadro, MPa. Qualche applicazione. Veniamo a quello che sono dei case study che danno una descrizione Scusami, anche ti visiva. interrompo un attimo perché quel codice di cui hai parlato Sì? è scaricabile, dove è Sì. Sì. scaricabile, se puoi dare un'indicazione di questo tipo, perché c'è qualcuno che vorrebbe chiaramente. Eventualmente l'indirizzo adesso non l'ho sotto mano, ma se semplicemente su digitate PDA, che sta per Poliurea Development Association, codice di buona pratica, dovrebbe venire diversi, sia l'associazione ma anche diverse aziende lo mettono online. Poi, se fosse necessario, posso dare un riferimento anche di indirizzo web. Va bene, perfetto. Ok? Magari possiamo anche vedere di cercarlo nel frattempo con le tue Esatto, indicazioni e se se voi lo troviamo trovate. lo mettiamo in chat così è Esatto, disponibile per tutti. Allora, io esatto. sto raccogliendo, approfitto un attimo di questa pausa, nel senso che sto raccogliendo le varie domande. Adesso faccio andare avanti ancora un pochino il nostro relatore, poi gli faccio tutti, gli pongo tutti i vostri quesiti. Grazie, intanto Ok, continuate a scrivere. allora, per quello che riguarda i case study, parliamo primo. Diciamo su scala internazionale, è il ponte di Sydney che collega le due parti della città. È un intervento che è stato fatto nel 2012 e aveva ovviamente una forte esigenza di evitare l'interruzione del traffico, motivo per cui da un lato si è intervenuti una corsia per volta, dall'altro si è prediletto un sistema impermeabilizzante estremamente rapido. Sistema a base di poliurea con le tempistiche di inturbamento che ho descritto, diciamo era assolutamente idoneo per questa applicazione, preferibile per questa applicazione. Ho un breve filmato che adesso vi faccio partire. Ecco qua. Si parla appunto del ponte tra le due parti della città. Qui vedete quello che è lo stato iniziale, sono 6 corsie da trattare. L'intervento ha previsto inizialmente la fresatura dell'asfalto, quindi la rimozione totale
dell'attuale asfalto per intervenire sull'impalcato in calcestruzzo sano. Ovviamente, dopo le classiche operazioni di fresatura, si è intervenuti con la pulizia e l'applicazione di un primer. Successivamente è stato applicato lo strato impermeabilizzante e la parte grigia che vedete è lo strato impermeabilizzante, mentre invece la parte bianca sono appunto quei famosi granuli di polietilene che vengono seminati su un primer appositamente steso sopra lo strato impermeabilizzante. Qui vedete le interruzioni dovute alle condizioni climatiche, quindi dicevo non è un sistema applicabile su un supporto bagnato, quindi se piove, se il mio calcestruzzo è umido o bagnato, devo interrompere le lavorazioni. Appena le superfici tornano asciutte, si può intervenire. Ecco qua, vedete la parte gialla è il primer di aggancio e sopra sono stati stesi i granuli. Successivamente, qui le macchine per la stesura dell'asfalto rullato. Di solito l'asfalto si distingue in asfalto colato, che è più liquido a temperature di circa 220 gradi, mentre invece l'asfalto rullato, che è quello che si utilizza dalle nostre parti, ha una temperatura intorno ai 150-180 gradi e richiede poi un compattamento. Qui vedete l'applicazione della segnaletica e poi il ponte di nuovo messo in esercizio. Successivamente poi si è intervenuti con l'altra corsia. Adesso non interrompo il video perché l'applicazione è la medesima, quindi prevede la rimozione dell'asfalto, la pulizia dalla polvere, l'applicazione del primer e del sistema impermeabilizzante e poi nuovamente verrà messo il primer per la semina dei granuli e poi la stesura dell'asfalto. Torno alla nostra presentazione. Allora, qualcuno ci ha segnalato di non essere riuscito a vedere il video. Per esempio, io lo vedevo, il mio collega no, sono arrivate due o tre persone che non hanno visto il video. Magari troviamo il sistema di potervelo fare avere un video, diciamo, di una posa, ma troveremo il sistema di Sì, farlo avere a tutti di tenendo modo che conto che possiate. all'occorrenza, tieni conto che è disponibile su internet. Se Perfetto, si perfetto. scrive, ad Allora. esempio, digitando su Google, appunto, Sydney, Sika Elastic, impermeabilizzazione, sì. Perfetto, allora magari diamo indicazione alla nostra redazione che lo cerchi e se riesce a trovarlo, come è stato fatto, peraltro abbiamo postato, lo dico al nostro relatore, il codice di cui parlavamo Sei riuscito prima a in trovarlo? formato PDF, siamo riusciti a trovarlo. Adesso ci attiviamo anche per cercare il video e postarlo, così anche chi ha avuto questo problema tecnico di non essere riuscito a vederlo può andare a dare un'occhiata Fermo della restando. velocità effettivamente, perché è quella un po' l'idea che dà della velocità e della praticità di messa in opera di quel lavoro. Possiamo andare avanti adesso, però stai condividendo ancora il video e non tanto lo schermo, quindi dobbiamo tornare sulla condivisione dello schermo. Ci siamo? Perfetto, ci siamo, Ok. fantastico. Allora, queste sono appunto due slide che riprendono quello che è il video, dei momenti, diciamo così, i momenti salienti del video, quindi l'applicazione del sistema impermeabilizzante, qui vedete l'attrezzatura, in questo caso la pompante, il generatore, tutto integrato su un rimorchio, mentre invece vengono scesi semplicemente le tubazioni dalle quali viene spruzzato il materiale. Questo è lo strato grigio, è lo strato impermeabilizzante. Su questo strato impermeabilizzante viene applicato il Sika Elastic 8902, che è questo primer giallo, sul quale vengono poi seminati i granuli di Sika Elastic 827. In questo caso, essendo un'applicazione molto estesa, sono addirittura stati seminati con una specie di carriola spargisemi, che permette un più uniforme dosaggio dei granuli Ecco, applicati. questa tra l'altro era una delle domande che erano arrivate sulla posa, quindi può
puoi richiarire, visto che stiamo affrontando questo aspetto, come possono essere sparsi quei granuli, perché era una delle domande Sì, i che arrivava. granuli sono sparsi a mano, brutalmente, proprio a semina, come fossero l'operazione di seminare, oppure con un'apposita appunto, attrezzatura, una specie di carriola spargisemi che da sotto ha una tamoggia da cui sotto vengono, cadono i semi con un consumo e un dosaggio che viene deciso dall'operatore. Ok? Perfetto, perfetto. Possiamo andare oltre, le domande le tengo per dopo, come sempre. Ecco, un altro Grazie. caso un po' più vicino all'Italia, ma sempre stando sull'estero, è un ponte in Svizzera. Qui vedete un impalcato in calcestruzzo che aveva appunto necessità di essere impermeabilizzato. Questo è un lavoro eseguito nel 2009. Schematicamente, qua vedete le fasi di preparazione, quindi la primerizzazione del supporto in calcestruzzo. Nella foto di destra l'applicazione dello strato impermeabilizzante, si riconosce la tubazione e l'operatore che sta spruzzando, e sopra allo strato impermeabilizzante di colore grigio viene applicato nuovamente un primer per poi seminare. Ecco, in questo caso la semina l'operatore la sta facendo manualmente, la semina dei, appunto, dei granuli di Sikalastic 827. E a seguire, sopra i granuli, ecco qua l'attrezzatura per la posa dell'asfalto. In questo caso non è un asfalto rotolato, ma viene, in Svizzera è più comune l'utilizzo di asfalto colato a caldo, a temperatura maggiore, 220 gradi circa, e successivamente sono previste delle prove di verifica dei livelli prestazionali, quindi il valore di pull-off viene preso come elemento chiave per valutare l'adesione tra conglomerato bituminoso e strato impermeabilizzante, quindi la funzionalità dei granuli. Nello specifico, ricordo, il valore in questo caso richiesto di soglia è 0,8 Newton millimetro quadro e si è dimostrato ottenere un valore di pull-off di 1,48. Quindi sistema efficace, approvato, il ponte messo in esercizio. Ma sono stati comunque previsti dei controlli periodici nell'arco dei successivi anni. Quindi 2009 avevamo un valore di 1,48, dopo un anno è stato di nuovo eseguita una prova di pull-off e si è constatato un valore di pull-off di 1,43 e nel 2013 nuovamente è stato eseguito il terzo controllo con un valore di pull-off comunque di 1,8 e questo sta a testare le performance del sistema impermeabile anche nel tempo. Venendo più vicini a noi, questa è una foto dell'impalcato ferroviario di cui vi parlavo precedentemente, eseguito nel luglio del 2018 su commissione di Italfer, è la linea ferroviaria che da Bari va a Bitetto, sono diversi impalcati, questo è il primo, è stato applicato anche qua, come dicevo, un primer per favorire l'adesione sul supporto cementizio e poi lo strato impermeabilizzante. Essendo un impalcato ferroviario, qui non è stata prevista l'applicazione dello strato di collegamento con l'asfalto, in quanto su questa superficie poi è stato steso il ballast per poi posizionare le traversine ferroviarie. Ma diciamo, con questo io concludo sottolineando alcuni aspetti. Sika su questo tema ha sviluppato nell'arco degli anni dei prodotti specifici messi a punto appositamente per rispondere ai requisiti che sono essenzialmente quello di velocità applicativa, elasticità, elevata impermeabilità e resistenza all'abrasione, quindi la carrabilità. Di sistemi impermeabilizzanti e questo ha portato allo sviluppo dei sistemi a base poliurea. Quindi sistemi che hanno caratteristiche meccaniche eccellenti, dicevo, si parla di un'elasticità nell'ordine dei 400-500%, ma che mantiene comunque la carrabilità, quindi un sistema che da un lato è elastico, ma dall'altro è comunque tenace al punto da essere
idoneo a passarci sopra con le auto, con i mezzi per la stesura dell'asfalto. Un'elasticità e impermeabilità, ripeto, un rivestimento senza saldature, cioè immaginate che qualsiasi sistema impermeabile liquido all'applicazione a spruzzo o anche manuale, ma che nasce liquido, una volta indurito, realizza un foglio, un manto unico continuo. Differente è l'applicazione di sistemi a rotoli prefabbricati che comportano la saldatura e ogni punto di saldatura, ogni metro di saldatura è una zona critica. Non voglio dire che sia limitante perché si fanno, le saldature si possono fare a dovere correttamente, ma è sicuramente un critico di rischio. Avere un sistema che di saldature non ne ha è sicuramente più sicuro da questo punto di vista. Una rapidità di posa l'abbiamo visto, la rispondenza alle certificazioni, alle normative o linee guida del caso che esistono a livello europeo e referenze che abbiamo visto che vanno, diciamo, su scala mondiale, perché io ho citato solo tre case history, ma ne abbiamo centinaia di cantieri fatti. Dalla Cina al Sud America, al Nord America, all'Europa e venendo a noi all'Italia, diversi lavori fatti. Elevati standard di sicurezza sono, diciamo, l'elemento distintivo dei sistemi SICA. Con questo io ho Perfetto. detto tutto, rimango a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento. Allora, di domande ce ne sono tante, vediamo di raccoglierle. Allora, dunque, intanto che ho raccolto, ecco, una delle ultime domande che sono arrivate, se ne stanno aggiungendo tantissime. Allora, segnalo a tutti che il video è stato messo in chat, quindi ve lo trovate, che è linkato su YouTube, vi trovate il video per chi non l'avesse visto della posa sul ponte a Sydney. Allora, io partirei un attimino a ritroso, come ieri, come ho fatto ieri, le ho divise un pochino per argomento, però partiamo dagli ultimi argomenti, visto che sono arrivate due domande molto puntuali. Caso studio della ferrovia. Nel caso della linea ferroviaria mostrato, cosa è stato utilizzato per proteggere lo strato impermeabilizzante prima della posa dei ballast? Nulla, perché lo strato impermeabilizzante, come dicevo, può essere tranquillamente carabile, ma anche assoggettato alla posa del ballast piuttosto che altre sollecitazioni. Sicuramente può essere buona norma prevedere semplicemente un tessuto non tessuto da 500 grammi. È un accorgimento in più che può essere preso. Perfetto. Il tema delle prove, che è stato uno degli ultimi argomenti, ci chiedono se le prove di adesione sono obbligatorie dopo la posa. Non sono obbligatorie, però sono vivamente consigliate. Allora, veniamo invece a domande inerenti alla posa, che ne sono state fatte diverse. Adesso io sto mano a mano raccogliendole, ne stanno arrivando altre, vediamo se di riuscire a dare risposta a tutti. Allora, quali sono i tempi previsti per applicare i tre strati più granuli? Forse questo aspetto non l'avevamo accennato, o se l'avevamo accennato, ridiamogli un attimino Sì. di risalto alle tempistiche, perché poi effettivamente è Sì. quello con cui si devono confrontare. Sì, diciamo che le tempistiche sono essenzialmente collegate ai due primer. Non sono entrato troppo nel dettaglio, ma nel video si vedeva, o chi vorrà rivedersi il video, vedrete che in una fase intermedia dell'applicazione del primer si vede una macchina con tutta una schiera di lampade UV che vanno a scaldare il primer. Perché? Perché essenzialmente il sistema impermeabilizzante, come ho detto, è carrabile dopo pochi minuti, trafficabile dopo pochi minuti, la piena carrabilità la diamo dopo 6 ore, ma vuol dire che dopo qualche ora già ci si può lavorare sopra con i mezzi pesanti. Questo cosa vuol dire? Che le tempistiche sono essenzialmente legate ai tempi di indurimento invece dei primer, quelli sì sono più lenti,
ma nell'ottica di schiacciare le tempistiche, anche per quello che riguarda i primer, sono stati messi a punto dei primer, nello specifico si chiama Concrete Primer, primer per calcestruzzo. Il Sika Concrete Primer è un primer che è in grado di indurire in pochi minuti. Quindi, ovviamente, le temperature io non sono in grado di darvi una tempistica esatta, ma perché le tempistiche sono strettamente collegate anche alle condizioni ambientali. Ma per intenderci, se parliamo per ipotesi una temperatura ipotetica standard di 20 gradi, il primer indurisce in mezz'ora. Lo strato impermeabilizzante spruzzato su di esso indurisce in pochi minuti. Il primer che viene messo ulteriormente per stendere i granuli ha un indurimento di qualche ora. Diciamo che in mezza giornata il ciclo si compie senza problemi. Ovviamente bisogna essere attrezzati per lavorare in serie, come in questo caso del ponte, dove c'è una squadra che inizia l'applicazione del primer che indurisce in mezz'ora. A mezz'ora di distanza c'è una squadra che spruzza il sistema impermeabilizzante subito, perché sul sistema impermeabilizzante, diciamo, il primer che viene messo per seminare i granuli può essere applicato praticamente immediatamente, dopo tendenzialmente noi diamo un quarto d'ora, 20 minuti, quindi giusto di organizzarsi, si può intervenire subito con la stesa del primer e la semina dei granuli. E a seguire l'asfalto non appena questo strato è indurito, tenendo conto che la stesura dell'asfalto non richiede che il supporto sia assolutamente asciutto. Quindi, una volta eseguito il mio sistema impermeabilizzante con le tempistiche molto schiacciate che ho descritto, poi, se dovesse piovere per assurdo, non ho la necessità di aspettare la perfetta asciugatura al livello di umidità del 4% chiesto per i primer o per i sistemi impermeabilizzanti. L'asfalto, appena la superficie è agibile, lo posso applicare. Ah, perfetto, questa tra l'altro era una delle domande proprio sull'umidità del supporto. Un'altra si spingeva addirittura a chiedere se c'è un valore di umidità del fondo su cui va Sì, posato questo sistema. allora il sistema impermeabilizzante, ovviamente il valore di umidità è vincolante, ovviamente quello del calcestruzzo. Il calcestruzzo si chiede, di solito il primo strato è quello che è sollecitato e che detta il livello di umidità che deve avere il supporto. Il primer che noi andiamo a applicare richiede un livello di umidità intorno al 4%. 4% è il livello soglia massimo tollerabile, tenendo conto che in casi tipici abbiamo comunque altri pre-trattamenti, cioè da applicare prima comunque, che permettono di andare su supporti di qualsiasi genere, con qualsiasi livello di umidità. Cioè, voglio dire, se uno dice, bene, ho un supporto in cemento armato che ha piovuto, è zuppo, è fradicio di acqua, non asciuga, non posso aspettare. Va bene, abbiamo un pre-trattamento prima di quello che ho già descritto, che rimane lo stesso, ma un pre-trattamento che mi permette di abbassare il tasso di umidità partendo da qualsiasi livello, cioè anche un supporto bagnato, umido, intervengo con questo pre-trattamento, mi abbassa il livello di umidità e nell'arco di sole 24 ore, partendo da una temperatura ipotetica di 20 gradi, dopo 24 ore io partendo da qualsiasi livello di umidità posso intervenire col mio sistema impermeabilizzante. Ok, perfetto. Allora, andiamo sempre su aspetti inerenti alla posa. In vicinanza di cordoli è possibile fare risvolti? Non è possibile, è indispensabile. Perfetto. Allora, Ne approfitto andiamo per oltre. ricordare, Sì. in corrispondenza dei raccordi, risvolti, eccetera, se l'elemento è continuo, il risvolto si esegue col prodotto stesso. Se invece l'elemento è composto da due elementi distaccati o in corrispondenza del contatto tra i due c'è cioè una crepa, un giunto, un raccordo, è fondamentale prevedere degli appositi nastri, delle bandelle di raccordo, per far ponte
sulle discontinuità. Un'applicazione molto banale, ma molto utile. Perfetto, allora sempre è associato a queste, era la domanda di tempistiche in cui tu hai analizzato, poi ci siamo spostati sull'umidità, non è possibile spargere le sfere direttamente sulla membrana impermeabilizzante appena posata? Purtroppo no, per due motivi. Primo, perché queste sfere andrebbero a intaccare lo spessore utile che io chiedo, cioè se io vado ad applicare 2 mm di materiale, che non sono poi tantissimi, se vado ad annegarci dentro una sfera, in corrispondenza della base di questa sfera, il mio strato impermeabile non sarà 2 mm, sarà meno, e questo non vogliamo che sia. Quindi si chiede che lo strato impermeabilizzante sia di 2 mm e poi successivamente vengano messe queste sfere. Altra motivazione è che le sfere non riescono ad attaccarsi in maniera efficace, rimanere ferme in maniera efficace sullo strato impermeabilizzante, perché questo indurisce così velocemente che quando io vado a seminare rischierebbero di rimanere sciolte, libere. Questo è. Perfetto, allora se non erro tu avevi parlato di in fase di preparazione del supporto, di creare sostanzialmente un'abrasione del supporto. Ci chiedono quali sistemi consigliate per l'abrasione. Mi appello molto in questi casi al buon senso. Che cosa vuol dire? Io potrei dire fate la fresatura, di solito è la tecnica più efficace, soprattutto nel momento in cui vado a togliere un precedente asfalto, la fresatura è già intrinseca, perché l'asfalto precedente lo tolgo fresando, quindi io mi trovo già un supporto fresato. Se invece fosse un supporto di nuova realizzazione, sarebbe stupido andare a imporre una fresatura. Quindi, qui che dico il buon senso. Il buon senso vuol dire verificare lo stato, se un supporto è sano, compatto, non ha lattime, non ha sfarinamento superficiale, eccetera, posso anche non fare nulla. Il primer si attacca tranquillamente. Al contrario, se il mio supporto, perché ho gettato in condizioni critiche, c'è stato un affioramento, magari si è bruciato perché c'è stata una forte evaporazione in condizioni di forte caldo, ventilazione, e conseguentemente ha una superficie del calcestruzzo povera, in quel caso l'abrasione diventa fondamentale. Da farsi dipende dal cantiere, dalle dimensioni. Se è un cantiere molto grande si può intervenire con una fresatrice, una carteggiatrice orbitale, diverse possono essere tecniche di abrasione, vanno viste caso per caso. Ok, perfetto. Allora, dunque ci chiedono, sto un attimino scegliendo le varie domande, se l'applicazione del SICA Elastic 851 ha caratteristiche di elettricità. Sì, il sistema SICA Elastic 851 è dielettrico, quindi è isolante ed è un qualcosa che è stato anche testato nell'ambito dell'omologazione Italferro. Perfetto, saldabilità di ripristini successivi. No, sì, ho Le domande capito. arrivano anche molto secche, diciamo, No, no, quindi. certo, ma è lecito. No, il sistema non è saldabile assolutamente perché si applica a caldo, ma una volta indurito non è un processo reversibile. Mentre invece non è saldabile, ma le riparazioni si possono eseguire tranquillamente con sistemi manuali, cioè per piccole applicazioni o per ripristini è possibile intervenire con prodotti bicomponenti da applicare manualmente. Quindi si recide l'area danneggiata, l'area di intervento, la si prepara con le stesse modalità, con un primer, eccetera. Poi invece di spruzzare con una macchina imponente il sistema impermeabilizzante, lo si può applicare manualmente a spatola dentata e un prodotto autolivellante che steso a mano, a frattazzo, si livella.
Ecco, credo che questa possa essere anche la risposta a un'altra domanda che era arrivata. Ci chiedono se per piccoli impalcati, esempio piccoli ponti su torrenti alpini, o per riparazioni che si dovessero rendere necessarie anche a cantiere ultimato, se esiste una versione di prodotto ad applicazione manuale. È questa che ci stai dicendo, Certo, immagino. certo. Perfetto, perfetto. Tornando sul tema della posa dell'applicazione, c'è qualche progettista che ha qualche dubbio sulla bassa temperatura a meno 15 gradi, perché dice che per esperienza si crea uno strato di gelo acqua che crea una pellicola che non fa correttamente applicare il ciclo. Sì, Ecco, se ci puoi dire qualcosa. sì, è corretto, nel senso che l'applicazione a bassa temperatura è prevista, il materiale funziona, è efficace, ma questo non vuol dire che il supporto possa, in questi casi, non avere i requisiti che abbiamo chiesto di umidità, nel senso che l'intervento su un supporto in calcestruzzo richiede un livello di umidità che non sia superiore al 4%. Bene, questo va mantenuto anche in condizioni critiche. È vero, sono d'accordo che a meno 15 gradi la maggior parte dei supporti può avere sopra un velo di ghiaccio, di condensa, e questo non permetterebbe l'adesione del materiale. Ma se, per assurdo, siamo in alta montagna, in clima secco, e io ho un supporto a meno 15 gradi, ma con un clima asciutto, e il mio supporto non ha ghiaccio o condensa in superficie, io posso tranquillamente applicare il mio materiale. Quindi la temperatura per se stessa non è una limitazione fino a meno 15 gradi, lo è invece lo stato del supporto. Quindi diciamo che l'applicazione a temperatura sotto zero è un'applicazione ammessa, prevista, ma delicata. Vanno comunque mantenuti e monitorati con attenzione gli altri parametri, soprattutto il livello di umidità. Perfetto, allora arrivano domande su questa questione relativo anche a dire qualcosa di più sul sistema di pretrattamento per abbassare il livello di umidità. Magari rimandiamo per queste questioni qui a una risposta specifica da parte dell'azienda. Chiaramente vedo che stanno arrivando caratteristiche di domande che danno un po' la misura di quanto stiamo parlando un pochino a professionisti che arrivano da tutta Italia, perché dall'altro lato se arrivano domande inerenti un freddo, tra virgolette, estremo, arrivano anche esigenze di lavori fatti in estate con un asfalto molto caldo. Qui ci dicono i due componenti devono essere stesi a 70 gradi. D'estate le superfici esposte possono arrivare a temperature molto maggiori. Come possiamo operare? Allora, teniamo conto che d'estate su una copertura difficilmente si arriva a temperature molto maggiori. L'esperienza insegna che su una copertura in guaina bituminosa piuttosto che in metallica si arriva a sì, 70, 80, 90 o 100 gradi, ma nello specifico la temperatura del supporto più è alta, più favorisce l'indurimento e la reazione del materiale. Quindi la temperatura alta del supporto non fa che bene al sistema impermeabilizzante. Al contrario, la temperatura bassa diventa critica perché rallenta i processi di indurimento. Allora, perfetto. Altra domanda, ne sono arrivate tante su questo argomento. Per applicazioni su superfici estese che durano più giorni, anche nel caso per esempio che hai fatto vedere di Sidney, si richiede come raccordare la poliurea finita il giorno precedente con la poliurea da eseguire il giorno dopo. Certo, è molto semplice, ci sono due tecniche. La tecnica più consigliata è quella di utilizzare un apposito primer, si chiama Sikalastic 810, non è nient'altro che un primer bicomponente, ma molto semplice e a rapidissimo indurimento e a consumo bassissimo, cioè se la mette proprio un velo si parla di poche decine di grammi, ma viene steso sull'area di sovrapposizione tra il vecchio e il nuovo per un'ampiezza di circa una decina di centimetri, viene chiesto almeno,
Quindi quando io termino un'applicazione il giorno successivo, prima di riprendere con un banalissimo rullo piccolino anche da 10 centimetri, stendo una fascia di 10 centimetri sulla estremità finale dello strato fatto il giorno prima e poi dopo pochi minuti posso spostargli sopra e riprendere il giorno successivo. Nella malaugurata ipotesi che non disporre di questa tecnologia, si può comunque utilizzare un solvente molto aggressivo. Di solito si utilizza il MEC, che è un acronimo di metiletilchetone, un solvente tipo acetone ma molto più aggressivo, che passato con un panno pulito sulla superficie di sovrapposizione fa rinvenire nella zona di sovrapposizione, fa rinvenire il vecchio materiale in modo da renderlo recettivo al nuovo strato. Questo è indispensabile perché la poliurea comunque, diciamo, dopo circa 6 ore inizia a chiudersi molto a livello superficiale e addirittura ostacola l'adesione dello strato successivo se non si hanno questi accorgimenti che abbiamo detto. Ok, allora, altro tema che ha raccolto diverse domande a riguardo. Che tipo di garanzia viene fornita per questa tipologia di prodotti e con quale durata temporale? Allora, i sistemi impermeabilizzanti in termini di stratigrafia, consumi, primer, spessori previsti da noi, per tutti i sistemi impermeabilizzanti destinati alle coperture, se si parla di tetti, sono tutti sistemi che hanno una durabilità da noi garantita per almeno 10 anni. Per quello che riguarda i sistemi carrabili, molto banalmente, non siamo in grado di dare una durabilità di sistemi soggetti ad usura. Il concetto è un po', adesso non vuole essere, non per cattiveria, ma noi diciamo essenzialmente se si parla di uno strato direttamente carrabile, difficile dire quando si sarà usurato senza sapere quanto è il livello di usura previsto, cioè quante auto passano, quanto è la sollecitazione. Nei sistemi sotto asfalto, quindi non sollecitati all'usura, sicuramente la durabilità legata agli spessori che abbiamo detto raggiunge tranquillamente i 10 anni. A livello però di garanzia formale, la garanzia viene e deve essere rilasciata da chi esegue il sistema, siccome come banalmente si può capire, noi forniamo il materiale in fusti liquido, ma la realizzazione lo strato membrana impermeabile viene eseguito dall'applicatore sul posto. Quindi è questi che deve rilasciare la garanzia dello strato impermeabilizzante. Poi sarà lui che ovviamente viene da noi e per quanto riguarda specificatamente il materiale stesso, chiede a noi la garanzia decennale sul materiale che noi rilasciamo. Ma la garanzia sul lavoro eseguito deve essere rilasciata da chi esegue di fatto banalmente il lavoro, quindi l'applicatore. Allora, sempre sul tema certificazioni, come questi prodotti si pongono nei confronti dei CAM, dei criteri ambientali minimi, se sono, compatibili? Per quello che riguarda i criteri ambientali minimi, non credo che ci siano rispondenza, devo verificare onestamente su questo aspetto. Non sono informato e non me lo ricordo. Allora, magari ecco, queste tanto Su sono questo. tutte domande che giriamo a poi l'azienda, di modo che possa darvi risposta puntuale. Andiamo su altre domande che sono arrivate. Sarà un tema di anche appuntamenti successivi, sempre di questa Sika Web Academy, ma questo sistema è adatto anche per piscine, ci chiedono. Tendenzialmente la tipologia di materiale, quindi la poliurea, eccetera, viene in termini generali considerata idonea anche per le piscine. Noi, come Sika, nel caso specifico, decliniamo questo tipo di applicazione, cioè non diamo
l'idoneità dei nostri sistemi all'utilizzo in piscina, non perché non siano idonei, ma perché la riteniamo un'applicazione molto critica, dove in passato l'esperienza ha portato a verificare che ci sono molte problematiche subdole e quindi non lo consigliamo. Non nascondo che so di concorrenti, senza, non faccio nomi e cognomi, ma so di concorrenti che estendono l'utilizzo delle loro polveri anche su piscine, ma hanno non pochi problemi. Quindi, siccome diciamo il motto sotto il nostro logo è Building Trust, quindi costruire fiducia, io ci tengo a consigliare solo e soltanto soluzioni sulle quali ho la piena e massima fiducia e sicurezza di efficacia. Allora, arriviamo a altri aspetti importanti che riguardano il tema di magari dare un range di costo, ma ci chiedono, oltre appunto a un range di costo delle lavorazioni, di tutto il ciclo fondamentalmente posato, un range magari, stiamo un po' più larghi perché chiaramente immagino che ci siano da valutare diverse condizioni. Poi avevi accennato che il sistema con poliuree è stato codificato da ANAS nel 2018. Ci chiedono se lo ricordo al Non momento, ANAS, se ma no lo Italfer. possiamo. Scusa? Non ANAS, ma Italfer. Ok, allora magari chiariamo anche questo aspetto qui. Quindi un range di costi, direi che facciamo queste domande come conclusive. Un range di costi di tutto il ciclo posato, quale potrebbe essere, e chiariamo questo aspetto della certificazione. Poi andiamo a chiudere, le altre domande le giriamo ovviamente all'azienda. Certo. Per quanto riguarda i costi, dico, non sono in grado di dare dei valori precisi. L'ordine di grandezza si parla su lavori relativamente piccoli, il costo è molto in relazione alle dimensioni e alla complessità del lavoro. Su lavori, diciamo così, medio-piccoli, si può andare su importi che vanno dai 40 ai 50 euro metro quadro, ma dipende, è molto indicativo perché dipende dal sistema impermeabilizzante, se sia richiesto o meno lo stato di collegamento con l'asfalto, se si parli di sistemi direttamente carrabili, gli spessori in gioco, nel senso che noi diamo uno spessore minimo che sono i 2,5 mm per i sistemi carrabili. Questo non vuol dire che uno debba mettere 2,5 mm. Io a casa mia magari metterei un po' di più, perché il concetto, magari un po' banale, ma è più materiale metto, più è duraturo, più tempo durerà prima di usurarsi. Quindi, in base a spessori, metrature, le metrature sono fondamentali perché l'avviamento di un'attrezzatura di questo genere con lo spostamento di generatori, compressori, fusti, camion, eccetera, e l'attrezzatura pompante di solito fa sì che un intervento del genere non è di solito economicamente conveniente per pezzature inferiori ai, diciamo, 200 metri quadri di solito. Sono da fare 100 metri quadri, difficilmente mette in pista un sistema del genere, perché ci sono dei costi fissi che diventano determinanti. Certo è che se io sono un applicatore che spruzzo la poliurea e ho appena finito di fare l'impalcato che abbiamo visto prima e passo sotto casa tua e tu devi fare solo 100 metri quadri, a questo punto il materiale acceso in carica, accendo il compressore e il generatore, srotolo i tubi e spruzzo anche pochi metri, ma di solito questa non è la normalità. Io consiglio comunque per qualsiasi indicazione di prezzo o preventivi di prendere contatto in maniera anche molto libera, senza impegno, con i nostri referenti commerciali nelle varie zone che possono fare un sopralluogo, fare delle valutazioni e dare delle indicazioni contestualizzate a quella specifica applicazione di preventivo. Poi si valuterà.
Confermo che queste indicazioni di range di prezzo ne sono arrivate diverse, quindi mi aggiungo all'invito di Michele Stella a entrare in contatto con l'azienda o magari appunto in questi giorni riceveranno nei prossimi giorni risposta alle loro domande e un contatto specifico anche a seconda della zona a cui fare riferimento. Io direi che abbiamo dato risposta a gran parte delle domande, ce ne sono alcune molto specifiche, ma come dicevo, l'azienda, tempo permettendo, lo farà anche celermente e darà risposta a tutti. Qualcuno tra l'altro ci sta chiedendo come prosegue il corso, forse si è collegato tardi, quindi si è perso la mia premessa all'inizio. Questo è un corso che terminerà domani per quanto riguarda il tema di ponti e viadotti. Abbiamo affrontato in queste prime 2 giornate il tema del calcestruzzo, quindi degli impalcati in calcestruzzo. Domani affronteremo le strutture in acciaio e quindi ci occuperemo di presentare il problema e la soluzione, il problema della corrosione e la soluzione a questo problema attraverso i sistemi anticorrosivi. So che il mio collega, chi ha fatto questa richiesta, ha già girato il link per iscriversi domani. In ogni caso trovate sul sito Edicom Eventi, sul nostro canale Eventbrite, edicomeventi.eventbrite.com, tutte le informazioni e i dettagli sia per il webinar di domani che per il proseguo delle attività con la Sika Web Academy che, come dicevo, andrà avanti fino a maggio. Ci sarà indicativamente un appuntamento a settimana sui vari temi che possiamo, le soluzioni che possiamo affrontare con loro, laddove ci sarà l'opportunità di tenere un qualcosa di un po' più approfondito, verrà fatto con la formula di oggi, quindi andando su più giornate, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Detto questo, io ringrazio tutti voi per aver partecipato e ringrazio il nostro relatore Michele Stella. Grazie a voi. Vi faremo avere le slide, perché anche questa è una domanda che ci arriva spesso, quindi le slide del corso vi verranno inviate, così con tutta calma le potete vedere, approfondire, e so che poi verrà reso disponibile anche il video sui canali YouTube di Sika, quindi anche lì prossimamente potrete andare a riapprofondire tutte le questioni. Visto che l'ora è quella, ci salutiamo dandoci un buon pranzo e con chi volesse ci rivediamo domani mattina sempre alle 11 su questi schermi, diciamo così. Ciao a tutti, a domani, a presto. Grazie.